Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, video di acquisti, vuota la spesa, diciamo così, Tigotà. Sapete che non vado spessissimo, ma quando vado prendo un bel po' di cose perché non mi piace andare ogni 2-3 giorni, ma vado, mi faccio la spesa grossa, approfitto di tutti gli sconti che ho a disposizione e questa volta avevo il 20% di sconto su tutta la spesa per il compleanno. Dovevo andare a ritirare anche il premio del catalogo. In realtà, siccome non avevo tantissimi punti, l'unica cosa che ho potuto prendere sono dei bicchieri, un set di bicchieri da acqua normalissimi. E gli ho pure dovuto dare io 3 euro di aggiunta, diciamo. Però vabbè, niente, fatti fuori e nulla. Tra l'altro è arrivato con mesi e mesi di ritardo, vabbè, fa niente. E già che comunque dovevo andare a ritirare il premio, sapevo appunto del 20% di sconto per il compleanno, per cui ne ho approfittato e ho fatto proprio la spesa. Non tutte le cose mi servivano, però ripeto, siccome non è una cosa che mi piace fare, di andare a prendere detersivi e quant'altro, già che avevo il 20, ho detto mi compro anche quello che magari non mi serve in questo momento, mi faccio la scorta così sono a posto. E in più ovviamente qualche cosina anche per me, un pochettino più interessante. Partiamo subito che abbiamo pochissimo tempo. Allora, tiro fuori a caso dal sacchetto che ho qua in parte. E man mano vi dico, non c'è un ordine perché ho ributtato, avevo proprio la borsa strapiena e dentro tutto così a caso e tiro fuori a caso. L'unica cosa, insomma, che ho già utilizzato, che ho già tirato fuori è questa tisana. Mi piacciono molto le tisane Pompadour, sono economiche, mi piacciono molto, ci sono diverse linee, ne ho già provate due che avete potuto vedere negli altri video sempre di acquisti Tigotà e una anche nei prodotti finiti che però non ho ancora girato. Questa è la snellente con matè e o mate, non so come si dica, e verbena, quindi tisana snellente perché il mate a quanto pare ha proprietà, come si dice, che danno l'idea dell'appetito, non mi viene il termine specifico, comunque danno questo senso di sazietà che quindi portano a non mangiare troppo e quindi per quello snellente. Poi c'erano un sacco di prodotti a 99 centesimi, tra cui l'alluminio, su cui poi ovviamente è stato applicato il 20%, almeno io spero. Così mi ha detto la commessa, quindi spero che sia così. Alluminio, che va sempre bene. Spugnette, ho preso queste qui di Quando È, che è la linea quella del Tigotà, le avevo già utilizzate. Non durano tantissimo, però comunque costano poco, ce ne sono dentro 5. Tra le varie spugnette che c'erano, erano comunque quelle più economiche, relativo anche comunque alla quantità. Quindi queste qua, abrasive, colorate. Già prese, ne ho ancora 3, ho usato oggi la... Ho buttato quella vecchia, ho usato oggi quella nuova e ho visto che ne ho ancora 3 prese. Questo qui che io adoro è uno dei prodotti che in realtà consumo più facilmente perché ho un bagno molto vecchio che si sporca facilmente e Nicola non sta attento assolutamente a nulla di quando io faccio le pulizie e tutto, quindi è un maiale praticamente, un piccolo maialino e neanche troppo piccolo. E quindi insomma, con lui bisogna stare dietro a tutto e ripulire più e più volte le stesse cose perché veramente non ci fa attenzione. Infatti è una roba che mi fa imbestialire, però vabbè. Comunque, quello del WC è una cosa a cui tengo particolarmente e ne ho provati diversi. Questo l'avevo già preso, mi piace, quindi anche questo non mi ricordo se era un'offerta o meno, comunque l'ho riacquistato. Mi sembra un altro di scorta, però ecco, è comunque una cosa che consumo, quindi presa. Un altro prodotto che mi piace molto, che acquisto sempre, è il Napisan. Questo qua nella versione limone e menta. Questo lo uso prevalentemente in cucina, perché è uno spray che va bene sulle superfici che sono a contatto poi con gli alimenti. Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici e non serve risciacquare. Quindi io questo in modo particolare lo utilizzo appunto sul piano della cucina, al tavolino, insomma, dove comunque girano alimenti, ecco.
Poi confezioni di fazzoletti Scottex, ne avevo già preso una confezione enorme così, ma in questo periodo invernale con raffreddori e quant'altro vanno alla grande i fazzoletti, quindi sono sempre utili e queste sono di scorta. Poi Ajax, questo qua è per il pavimento, multisuperficie in realtà, quindi volendo si può utilizzare anche su altre superfici, altri mobili, ma io l'ho preso prevalentemente per il pavimento. Superfici, scusate, gusto limone, ecco, di solito tendo a prendere cose che comunque abbiano un profumo che mi piace per il pavimento, quindi ho abolito l'alcol che ogni tanto prendo comunque per comodità, però ha un odore sgradevolissimo che non mi piace, quindi comunque diciamo che se non riesco a evitarlo preferisco. E la cosa comoda dell'alcol è che asciuga subito, quindi a volte è veramente pratico e veloce, però non sopporto l'odore. Comunque questo non l'avevo mai preso, era in offerta e quindi ho provato a prenderlo. Dice ultra sgrassante, quindi soprattutto magari per il pavimento della cucina o del bagno, dove ogni tanto faccio cadere un po' di olio, perché magari l'olio quello che uso sul corpo, ci sta anche qualcosa di un pochettino più strong. Provato, vediamo. Poi, che qua iniziano a cadere le cose. Sgrassatore universale, questo qua Chantecler, anche questo è uno dei miei preferiti, ne ho provati diversi, ma alla fine torno sempre sullo Chantecler. Questo in particolare è il profumo di lavanda, l'ho preso senza robino questo qui, perché ne ho già due così, sia il limone che la lavanda, che ho in giro, uno in bagno e uno in cucina. E quindi non mi serviva la parte qua, e siccome costava molto meno senza, l'ho preso così. Questo mi piace molto, va bene un po' su tutto. Tra l'altro, ho indicato che va bene anche sui vestiti. Io in realtà sui vestiti non l'ho mai provato, però tendo comunque a acquistare sempre questo per tutte le sue varie funzioni, per la sua efficacia. Poi ho preso la carta igienica carta calla, sono 6 rotoli. 1500 strappi dice. Questi sono due veli, quindi non di quelle spessissime, ma va bene. È il rotolo quello più largo, quindi non quello piccino, ma quello un po' più largo, ma in realtà preferisco perché dura di più e insomma mi scoccio ogni volta a starli a cambiare ogni 2x3 il rotolo, per cui questo va benissimo. Poi, Domopack, quindi sempre il rotolo da cucina, questo è quello della carta forno. Il forno lo utilizziamo comunque spesso per diverse cose, quindi carta forno anche questa sempre utile. Costava poco, non ricordo. Poi ci siamo quasi, con i detersivi, poi iniziano le cose un pochettino più interessanti. Questa qui però alla fine è stata più una spesa di cose che realmente poi utilizzo e sfrutto, perché ovviamente la parte beauty era quella che mi incuriosiva un po' di più, ma ho davvero tantissime cose, sono anche indietro con col mio quadernetto da aggiornare con su tutte le scadenze, le cose, il mio quadernetto skincare di cui vabbè vi parlerò. Quindi ho evitato di prendere troppa roba. Comunque, stando sempre in tema lavatrice, che tra l'altro era le cose che forse mi servivano meno, però vabbè, fa niente, proprio la logica, vabbè. Quindi, oltre al detersivo specifico per i capi delicati, ho voluto prendere anche questo qui per i capi scuri. Come sapete, al lavoro mi devo vestire sempre di nero, come si può ben intuire. E non ho mai pensato di prendere qualcosa di specifico per il nero, perché appunto, come detto, io metto nero colorati tutti assieme. Però sicuramente questo aiuta a tenere più vivi i colori, quindi l'ho voluto prendere indipendentemente da che siano neri o che comunque siano scuri, ma cercherò magari di fare proprio dei lavaggi specifici ai capi proprio più scuri, mettendo neri tutti insieme e usando questo in modo che non mi si sbiadiscano, perché alcune volte effettivamente il nero non è più così bello intenso e brillante come all'inizio, e questo detersivo teoricamente dovrebbe aiutare. Questo è della Home Citrus, ho preso diversi prodotti di questa linea, forse non oggi, esatto, ma dovevo aver già preso qualcosa, ora non mi ricordo. Comunque, vabbè, è una marca che trovate appunto lì da Tigotà. Poi, ecco, sempre per il WC, appunto, mi sembrava di averne presi due. Ho preso questo qui,
qui e questo qui. Volevo provarlo. Questo mi sembra che era un'offerta, sì, mentre questo no. E alla fine li ho voluti prendere entrambi. Tra l'altro mi sono resa conto ora che il profumo praticamente stesso, perché questo Mountain Fresh e questo qua Pino Selvatico, quindi saranno molto simili. Avrei preferito Madonna, sto facendo un casino. Avrei preferito che la profumazione fosse diversa, però vabbè, dopo un'ora e mezza di spesa, un'ora e mezza che sono stata da Tigotà, non sono riuscita neanche a fare le cose fatte bene. Vabbè, lasciamo perdere. Poi, altro detersivo invece per i piatti, questa volta sì, il profumo è diverso, quello là era più sul limone, questo invece orchidea selvatica. Quello là appunto era un po' più disincrostante, questo dovrebbe essere un pochettino più leggerino, della Cif, mai provato, ho detto proviamo. Poi anche questo non mi serviva, però volevo provarlo. Come si chiama? L'ammorbidente, per la lavatrice sempre. Questo qui è il fabuloso, io di solito uso il coccolino e in realtà ne ho di scorta, quindi non avrei dovuto acquistarlo, però vabbè. Questo è con oli essenziali, 26 lavaggi, il profumo dovrebbe essere alla magnolia, esatto, questo qua. E niente, l'ho preso più che altro per la profumazione, mi piace che appunto gli ammorbidenti abbiano delle profumazioni appunto sempre diverse, quindi mi piace cambiare proprio per provare nuove profumazioni. In questo momento sto utilizzando quello al pompelmo orchidea bianca di coccolino che adoro, ma in realtà quelli di coccolino mi piacciono un po' tutti, però costano ovviamente un pelino di più. Ho voluto provare a prendere questo che era in offerta e quindi vediamo. Poi spugne abrasive, queste qui. Me ne era rimasta una che si sta tutta disfando, quindi queste mi servivano, diciamo, tra virgolette, quindi prese. Assorbenti, i Luvegna sono tra quelli che preferisco, sono sottili, anatomici, non si spostano in tutte le parti, rimangono belli attaccati, non mi danno fastidio, non si infilano. Assorbono bene, quindi presi. Ho preso la confezione più piccola perché anche se la dicitura qui è la medesima, il pacco più grande, che costa meno, sono più spessi e quindi mi piacciono meno rispetto alla confezione questa qua. Poi altra tisana Pompadour, questa volta l'ho presa regolarità con finocchio e prugna, anche questa appunto era scontata come l'altra sua sorellina. Quindi una Slent, una regolarità. Vabbè, anche l'altra volta avevo preso sempre comunque cose così, tipo drenanti, robe così, insomma. E niente, quindi tisana che ci sta sempre, soprattutto in questo periodo. E ne ho voluto prendere un'altra che avevo visto scontata e poi invece mi sono resa conto sullo scontrino che non era scontata, non so come mai. Infatti ero abbastanza incazzata. Però vabbè, anche perché ho appunto speso un bel po' per tutta sta roba. Dove sta adesso questa qua? L'Angelica costava ben 2,25 euro, a differenza delle altre che invece erano a 1,88 euro. Esatto. E niente, questo qua sollievo stomaco con liquirizia e camomilla, aiuta a contrastare i bruciori gastrici. Questo qui, perché ogni tanto soffro di mal di stomaco, quindi anche se avevo già preso le altre due, quando ho visto questa, che per di più era appunto in offerta, che era perfetta appunto per questo problema dello stomaco, ho detto sì, prendiamo anche lei. Trovarmela poi sullo scontrino non scontata non mi ha fatto piacere. Però vabbè, sono 2 euro, non è una cifra comunque eccessiva, consideriamo appunto sempre che poi è stato applicato lo sconto e quindi vabbè, niente, presa anche questa, che è appunto questa qua. Poi, non so più dove mettere la roba, ho preso due profumatori
scusate se sparisco, per l'ambiente. Allora, uno, questo qui appunto sempre della marca Home Circus, giusto, è la stessa, esatto. Questo è Magic Hair Citrus Frizzante. Ne ho un altro, non di questa marca, sempre agli agrumi, che mi piace tantissimo perché neutralizza anche gli odori del fumo. Noi molto spesso, anzi sempre purtroppo, fumiamo anche in casa, per cui quello mi piaceva tantissimo perché faceva proprio, neutralizzava proprio gli odori del fumo. Mi piacciono i deodoranti dell'ambiente, alcuni sono un po' proprio poco persistenti. Quello mi piaceva, ma ho visto che c'era questo in offerta, quindi solo perché era in offerta ho provato a prendere questo anziché quello che avevo già preso, che era Hair Witch. O comunque a volte uso quelli di DM, insomma, cambio, non ho una marca specifica preferita per i deodoranti della casa, sinceramente, quello che capita, capita. Comunque questo qui, proveremo. E poi mi piaceva troppo, costava un po', ma, cioè, era al mango, come facevo a lasciarlo lì, questo qua. Fatto così, quindi anche carino, diciamo, come mobile, come sì, suppellettile, come elemento d'arredo, comunque perché è carino fatto così da appoggiare. All'inizio volevo prenderlo per il bagno, adesso in realtà vedrò dove posizionarlo, se è davvero in bagno o se magari anche in salotto. Diciamo che l'ho preso principalmente perché appunto la profumazione è al mango. Questo costava 2 euro e qualcosa, ma con la Fidelity doveva venire scontato. Esatto. 2,99. Anche questo non me l'hanno scontato, però. Perché costava già 2,99 e dovevano scontarlo con la tessera. Boh, tra l'altro, adesso devo fare un po' di calcoli perché veniva il totale di tutto veniva 76,53 meno sconto compleanno 7,89 euro, quindi in totale ho pagato 68. Però mi sembra un po' poco 7 euro su 76 euro di spesa. Vabbè, poi faremo il calcolo perché così a mente io sinceramente non sono buona, non sono brava. Comunque questo qua, niente, carino, speriamo che almeno, visto quello che costa, sia efficace, ecco, che faccia bene la sua funzione. Poi veniamo ai prodotti per la cura della persona. Allora, ho preso di questa linea che non avevo mai provato questo prodotto che è un doccia gel. Guardate un po', al mango, anche questo ho preso solo per quello. Il mango è una delle mie profumazioni gusti, anche come frutto proprio da mangiare preferiti. Lo adoro, mi piace tantissimo. Di questa linea c'era anche lo shampoo e il balsamo, ma li ho presi dopo, siccome sono comunque piena anche di quelli, ho puntato su questo che comunque tra quantità e prezzo aveva insomma, un buon rapporto qualità-prezzo, diciamo così. È una linea 100% senza parabeni e schifezze varie, anche se non è una linea biologico. È made in Spain, quindi è una linea spagnola. E niente, sono curiosissima di provarlo, anche se sicuramente una profumazione più estiva, quindi non sarà certo un bagno doccia che utilizzerò a breve, diciamo così. Punterò prima su altre cose e questo comunque intanto ho preso. Poi ho preso, che non c'entra con la cura della persona in realtà, però vabbè, era scontato 1,50 euro questo olio profumato al narciso. Sono molto affezionata anche al narciso perché la storia il mito di Narciso era uno dei temi anche all'interno della mia tesi universitaria, però vabbè. Questo è un olio profumato, quindi l'ho pensato proprio per i profumatori dell'ambiente. E poi ho preso anche questi scontati, ma con un prezzo decisamente più alto perché sono questi in realtà oli essenziali puri. Questi due della linea Fragranteria, uno al mandarino giallo e uno all'eucalipto. Di questi io ne avevo già preso uno allo Yang Ylang. Sempre però in offerta perché sennò a prezzo pieno costicchiano, cioè costano come dovrebbe costare un olio essenziale, quindi questo mi fa ben sperare sulla loro qualità, diciamo così. E come si dice?
ti dice appunto che quest'olio è come composto, che è 100% puro, l'origine di quello al mandarino è l'Italia, di quello all'eucalipto è l'Australia. All'interno c'è un fogliettino che ti spiega come utilizzarli sia come fragranze, che i diversi usi, insomma, aromaterapici degli oli essenziali, di cui non vi sto a parlare ora perché sennò non ne finiamo più. Tra l'altro devo leggere, cioè sto leggendo, iniziato a leggere, ma è una lettura molto impegnativa, il libro quello sugli oli essenziali che mi hanno regalato l'anno scorso ormai, sì. Tra l'altro il tempo, cioè ci sto pensando ora che il tempo veramente quest'anno è andato di un veloce incredibile e mi ci fa pensare proprio quel libro perché mi è stato regalato a Natale dell'anno scorso e in realtà l'altro sì l'ho letto in un baleno perché me lo sono anche portata dietro in viaggio e insomma l'ho letto velocemente. Quello lì degli oli essenziali, che è un bel librone. Avevo tutto un anno per leggerlo, praticamente non l'ho neanche iniziato. Cioè, incredibile. Vabbè, niente, non è una cosa positiva, però è per farvi capire quanto in realtà mi è volato veloce quest'anno, pensando che mi sembra l'altro giorno che mi hanno regalato quel libro, invece no. C'è qualcosa che non va ai capelli oggi. Tra l'altro li ho lavati ieri, ma mi sembrano di nuovo sporchi. Devo aver messo troppo olio. Vabbè. Comunque, questi due. Interessante l'uso che se ne può fare appunto anche per gli ambienti, entrambi si possono usare per gli ambienti nel diffusore, il mandarino per creare un'atmosfera rassicurante, mentre l'eucalipto per un'atmosfera purificante. Entrambi si possono usare nel bagno, diluendolo appunto all'acqua della vasca, uno per un effetto distensivo e rasserenante, quello al mandarino, e l'altro per un effetto sempre balsamico e tonificante. Quello è l'eucalipto. Per il sonno, il mandarino, non lo sapevo, aiuta a rilassarsi prima del sonno. Sul viso va bene appunto miscelata alle crepe per un'azione astringente sui pori, quello al mandarino. Questo qui invece è perfetto anche sulle punture di insetti. E non lo sapevo, e quindi insomma, diciamo che tra tutti quelli che c'erano in offerta, alla fine ho puntato a questi due per le diverse caratteristiche che avevano. Sono molto contenta e curiosa di andare a provarli. 10 ml sui 5, 6, 7 euro, no, 5,90, 6,90 a prezzo pieno ma scontato, ecco, senza il 20%. Poi, ultimi tre prodottini e poi devo scappare al lavoro. Ho preso questa che ne ho sentito parlare molto, è un prodotto relativamente non nuovo, perché ormai è un po' che è uscito, ma io non l'avevo ancora acquistato, è di Ecos. Di Ecos ovviamente ne abbiamo già sentito parlare parecchio, ma questa linea per il viso è nuova. Io ho preso la mousse detergente al caffè verde con il 98% di ingredienti di origine naturale sul totale, certificata ICEA. Questa qui, non che io abbia bisogno di mousse, ma era un prodotto di cui ho sentito parlare molto ultimamente, che sicuramente sarei andata prima o poi ad acquistare per provarla e quindi mi sono tolta il pensiero ora. Poi ho preso della linea alla canapa bio della Bioteca Italiana, di cui anche di questo ho diversi prodottini, l'olio al melograno, l'acqua micellare e qualcos'altro, non ricordo. Questa che non ho capito se è nuova o meno, l'ho visto nel video di qualcuno, ho detto ma pensa un po', non l'avevo mai notata. Pensavo che era una mini size, invece è una crema contorno occhi con estratto di canapa bio e sono ben 30 ml di prodotto per 4 euro qualcosa, 5 euro, però sono 30 ml, mentre di solito il contorno occhi formato classico sono la metà. Quindi ottimo, ho voluto provare a prenderlo, mi ispiravo appunto che fosse anche alla canapa. Di questa linea forse avevo preso il bagno schiuma per Nicola, non mi ricordo. E per terminare, come vedete, non c'è tanta roba per la cura della persona, però vabbè, qualcosina sì. Ho preso questa maschera di Naobei. Io di Naobei ormai ho preso due mista, la spuma, il contorno occhi, il siero e mi mancava giusto la maschera. Questa è detox, ovviamente come tutta la linea, quindi anti-pollution e ha il carbone attivo, al tè verde con l'aloe vera. E quindi è appunto una maschera detossinante e innovatrice, diciamo, della pelle, di quelle appunto effetto
nero, quindi punti neri e schifezze varie. E interessante, siccome ho finito quella che avevo di Origins, dovrei riprenderla, però per il momento ho detto visto questa, costava 7 euro e qualcosa da appunto scontare, per cui ho deciso di prendere questa. E questo è tutto, è stato tutto il mio shopping da Tigotà, qualcosa di più azzeccato e qualcosa meno, qualcosa di più ragionato, qualcosa meno, come sempre. E, però vabbè, ormai è andata così. Comunque le cose, anche se magari non mi serviva tutto, sono cose che bene o male si utilizzano sempre e quindi ne ho approfittato avendo lo sconto per il compleanno e ho acquistato non tutto quello che mi passava per la testa, ma cercando di ragionare un minimo, ho fatto insomma delle scelte. Niente, io devo scappare al lavoro, per cui vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao, al prossimo video!